accendere il semaforo, il rosso che si spegne e via. Sono partiti e c'è subito un colpo di scena. Stalla Baldan, rischio perché da dietro per fortuna viene evitato. Mamma mia, che rischio! Fortunatamente Baldan è stato evitato da tutti gli altri che sopraggiungevano ed è quindi via libera per Scalvini, che si porta subito davanti e vediamo il con Ferrari e Pellegrini che sono scattati bene senza per fortuna appunto andare a dare Baldan. Vediamo che c'è un'uscita di un Audi e qui adesso impareremo con voi a riconoscere tutte le livree. Intanto Scalvini è leader con Ferrara in seconda posizione e poi Pellegrini, Vettera, Crale, davanti c'è una posizione Paolino, Larini, Rodriguez e c'è un contatto con due Margelli, una vettura del team austriaco Wimmer, si tratta di Gross. Non abbiamo visto, almeno io non sono riuscito a vedere quale fosse la causa del contatto, ma erano le ciclovie, probabilmente la bagarre di questi momenti ha determinato questo primo contatto. Vedo i lampeggianti, credo che stia per entrare la safety car, anche perché mi sembra sì che le due vetture siano rimaste a bordo pista in zona pericolosa. Infatti ce lo confermano dalla regia il nostro Matteo Losa, che salutiamo e ringraziamo, conferma appunto e ci dà in anticipo che si tratta dell'ingresso della safety car. La regia ci ora inquadra che procedono lentamente, ma siamo pronti per rivedere il replay con la partenza. Vedete Baldan che stalla, viene evitato fortunatamente da tutti gli altri piloti che sopraggiungevano, chiaramente una situazione abbastanza pericolosa, e qui invece abbiamo il contatto tra le due vetture, quella di Mugelli e appunto la vettura numero 55 del team Wimmer Werke Motorsport con